ultime novità sono il cranking, ma c'è anche la ginnastica per manager, semplici movimenti da ripetere davanti al computer. Forse qualcuno la faceva già, ma il signor Amos Guetta ha brevettato la nuova disciplina. L'idea purtroppo nasce da un momento brutto, un intervento al ginocchio, bloccato in ufficio al computer, ho detto devo fare qualche cosa. Berlusconi, siamo da sempre contro la xenofobia. Ciò che fa sicuramente bene è l'attività fisica. Allora andiamo a Rimini, dove si è aperta la fiera più importante di questo settore, il wellness, ed andiamo a scoprire qual è l'ultima novità in questo campo. E se volete divertirvi, c'è la possibilità di questa sella automatica per cavalcare in salotto. Oppure questa poltrona da ufficio. Si può lavorare ed eseguire movimenti terapeutici. Una soluzione per gli statali, sì. Sì, per chi lavora in ufficio, in modo tale che siano più attivi. Un po' di mal di mare tutto questo movimento? Beh, no, non esageriamo. Il movimento è molto molto dolce, per cui fa veramente... Sopportabile. Molto sopportabile, anzi devo dire molto piacevole. Dalla ginnastica dolce... Berlusconi, noi da sempre contro il razzismo. Sicurezza sì della Camera. 8 milioni di italiani pazzi per il fitness. A Rimini tutte le novità. C'è anche una poltrona per la ginnastica in ufficio. C'è perfino da tempo, ecco, la ginnastica per impiegati. Un rafforzamento sicuramente dei muscoli addominali, ma soprattutto l'eliminazione di tutti i dolori della schiena. Ma se proprio non ci va di andare in palestra, ecco la ginnastica per gli impiegati. Semplicemente perché stando comodamente seduti al computer, questa poltroncina alla lunga lavora anche l'addominale. Questo è quello che succede dopo. Sì, una vita di lavoro e di concetto, quindi di conseguenza.